Allora, oggi andiamo a parlare di consapevolezza emotiva. A tal proposito, vediamo però nello specifico cosa intendiamo per emozione, la definizione di emozione. Per emozione noi intendiamo una risposta a degli stimoli che sono interni o esterni alla persona, e chiaramente le emozioni riguardano tutti i livelli del nostro essere, a partire da quello fisiologico, psicologico, mentale ed anche energetico. In che senso? Nel senso, nel fisiologico possiamo dire che un'emozione, nel momento in cui parte, determina una reazione a livello corporeo, quindi ci può essere un aumento del battito cardiaco, un aumento della sudorazione, della respirazione, stati di affanno, eccetera. Da un punto di vista psicologico potremo avere presenza di difficoltà, di paura, di rabbia, di agitazione, di irrequietezza. A livello mentale si possono determinare degli stati di pensiero, delle forme di pensiero disarmoniche, negative, problematiche, che ci permettono quindi di non affrontare in modo adeguato la situazione in cui ci troviamo. E a livello energetico ugualmente possiamo avere delle difficoltà, poi anche spesso non prettamente chiare, quindi più che altro a livello inconscio, di ciò che determina la nostra reazione nei confronti di uno stimolo. E quindi condizioniamo più o meno coscientemente a livello energetico e sottile quello che è poi la relazione con l'altro o con il mondo esterno. Le emozioni principali prevalentemente sono 5, definite emozioni primarie, e sono gioia, tristezza, paura, rabbia e vergogna. Ecco, chiaramente vengono chiamate primarie in quanto innate, cioè sono già presenti nell'individuo al momento della nascita. Ecco, di solito si può reagire alle emozioni con due meccanismi principali, e abbiamo per esempio la difesa, cioè è un meccanismo normale di protezione, che è una protezione spesso da un'intensità forte di un'emozione, di un dolore emotivo, che chiaramente si traduce in una incapacità di sentire bene i contenuti di quell'emozione. Oppure altro meccanismo che può intervenire è quello della negazione dell'emozione, dove la persona chiude proprio la propria persona al sentire, all'emozione, non si rende conto di quello che sente. Possiamo chiamarlo quasi una forma di anestesia emotiva, di freddezza emotiva, cioè proprio l'incapacità di provare emozioni e sentimenti. Ecco, bisogno di sentirsi amati, protetti, sicuri è chiaramente il fulcro principale dell'esperienza umana ed è alla base di tutto ciò che nella vita dell'uomo determina stati di sicurezza e di controllo dell'esterno. Spesso noi tendiamo infatti a far coincidere il discorso del benessere con il benessere materiale, il possedere una casa, un lavoro, i soldi. Il benessere invece, o comunque quello che è la priorità principale dell'uomo, è un'altra. Intanto per benessere non si può intendere solo il benessere materiale, ma deve essere un benessere a 360 gradi che investe totalmente la persona. In più, il nucleo principale di ogni essere umano da quando nasce è proprio quello di ricevere amore e protezione. Se questo non avviene, chiaramente può determinare questa situazione dei grossi problemi nel riconoscimento delle nostre emozioni, nell'imparare a sentire e a gestire le nostre emozioni. Quindi, come fare per introdurci in questo mondo così anche strano, questo mondo un po' enigmatico?
La cosa non è difficile, nel senso che non avviene in modo immediato, ci vuole chiaramente del tempo, ci vuole pazienza, è un percorso, però non è difficile, nel senso che non ci sono cose particolari da fare. La cosa principale che si può fare è quella di imparare a auto-osservarsi e avere il coraggio di inserirsi in questo percorso di crescita personale, di consapevolezza. Nello specifico parliamo di emozioni, quindi di consapevolezza emotiva. Occorre imparare a sviluppare compassione e anche saggezza, che scaturiscono proprio da uno stato appunto di evoluzione spirituale, di consapevolezza della persona. Significa imparare a guardarsi dentro, a scoprire le radici delle nostre paure, delle nostre insicurezze, imparare ad avere il coraggio a affrontare anche quelli che sono i nostri lati ombra, le nostre fragilità, e quindi imparare ad osservare non solo ciò che ci piace di noi stessi, ma anche andare a lavorare su ciò che è meno gradevole, meno simpatico. Ecco, se vogliamo decifrare un attimino meglio i termini compassione e saggezza, è un elemento importante, lo facciamo ora. Allora, compassione innanzitutto è un termine che deriva da cum passio, che vuol dire sentire insieme, sentire con. È proprio una partecipazione emotiva al dolore altrui, alle sensazioni e alle emozioni altrui. È come se sviluppassimo quello che è il concetto che in psicologia viene chiamato empatia. Quindi esprime proprio un sentimento di solidarietà, un essere insieme all'altro in ciò che è la sua vita, nella felicità o nell'infelicità. Significa ascoltare gli altri senza giudicare, accettarli nella loro totalità, con le loro debolezze, le loro fragilità, ma chiaramente anche con i loro punti di forza. La compassione, ecco, importante, non deve essere confusa con la comprensione. Spesso questi due termini, ecco, vengono considerati sinonimi, in realtà non lo sono, perché comprensione invece deriva da cum prendo, che vuol dire prendere insieme, quindi indica proprio l'atto, la facoltà dell'includere, del capire. Per quanto riguarda invece il discorso della saggezza, la saggezza è intesa come la capacità di desiderare e di scegliere tra ciò che è bene e tra ciò che è male. Nello scegliere, quindi, sulla base di questa valutazione, l'azione giusta che è volta al bene, e che chiaramente è volta al bene non solo per se stessi, ma è volta al bene proprio per l'intera umanità, quindi anche perché sappiamo che una nostra azione comporta inevitabilmente una reazione dall'altra parte. Quindi più ci muoviamo nel sentire, più ci muoviamo nel rispetto, nell'onestà, nell'autenticità, nell'apertura verso l'altro, più chiaramente questo comporterà una relazione migliore, appunto autentica, vera, e questo si propagherà nell'intera umanità. Fondamentale per quanto riguarda il discorso della consapevolezza emotiva, quindi imparare a conoscere il nostro mondo emotivo, il nostro sentire, è quello di riuscire a raggiungere il nostro potere autentico, che si riesce a toccare solo quando la nostra personalità e la nostra anima sono in sintonia tra di loro. Questo potere autentico è molto importante perché innanzitutto è situato qui nel nostro terzo chakra, quindi nell'area proprio del diaframma, dello stomaco. Ed è importante perché ci mette a confronto con quelle che sono le parti che criticano, che offendono, che giudicano, che invidiano, che detestano gli altri, noi stessi e l'intero universo. Nel momento in cui noi lavoriamo su questa parte, anche qui con apertura, con fiducia e con coraggio, si riuscirà ad andare oltre a tutto ciò che sono giudizi, pregiudizi, confronti, aspettative, e ci si apre verso il mondo esterno con un appunto compassione, comprensione reale, e con il desiderio reale proprio di rimanere in sintonia con se stessi e con l'altro in modo sano, in modo armonico e non chiaramente disfunzionale.
Ecco, abbiamo accennato e ho accennato al discorso di personalità e di anima. Può essere importante un attimo evidenziare cosa significano, perché sono termini anche questi che possono essere complicati. Allora, la personalità possiamo intenderla come un insieme di caratteristiche fisiche, psichiche e modalità di comportamento che determinano il nucleo di un individuo. Invece l'anima che cos'è? È la parte spirituale ed eterna di un essere vivente e comunemente ritenuta separabile dal corpo perché è distinta dalla parte fisica. Questo è la definizione generale. Chiaramente, lavorando anche nel settore olistico, questa definizione può non essere propriamente idonea, in quanto il termine olistico sappiamo bene che viene da holos in greco, che vuol dire il tutto e l'insieme, quindi significa che ogni parte dell'essere vivente è unita l'una all'altra, non sono separati, quindi l'anima non è separata dal corpo, siamo un tutt'uno e questo tutt'uno si muove nel mondo, si muove verso gli altri e verso se stessi. Ecco, l'emozione è importante perché svolge un ruolo anche di adattamento, perché funge proprio da mediatore tra l'organismo e l'ambiente. Quindi fondamentale è imparare proprio a gestire le emozioni. Partiamo in primis dall'imparare al sentire, cioè riconoscere ciò che viviamo. Se io sento la paura, è molto importante che mi sintonizzo con quell'emozione, cercare di darle spazio, cercare di capire da dove viene, da dove è partita, lasciarla anche emergere senza volerla controllare, per poi lavorarci sopra e capire questa paura, se è venuta, quale messaggio vuole mandarmi. Se si cerca di controllare continuamente le emozioni, soprattutto chiaramente quelle negative, non facciamo altro che incistare un disagio, un qualcosa che non va bene, e non facciamo altro che dare sempre più potere a queste emozioni, perché più le controllo, più loro avranno forza, più loro avranno potere e quindi diventeranno sempre più dolorose, più fastidiose, più difficili da comprendere. Nel momento in cui io invece, ecco, ripeto, mi sintonizzo, cerco anche di parlarci con questa emozione e dire per quale motivo sei venuta, che messaggio mi devi dare, a quel punto vedremo che può raggiungere un picco, ma poi immediatamente anche scemare, diminuire di intensità, perché ci stiamo sintonizzando, stiamo cercando di entrare in relazione con la paura, per esempio, ho detto, oppure la rabbia o quello che è. Ecco, nel momento in cui ho imparato a sentire, riconoscere da dove partono dei miei disagi, posso cominciare a lavorare per gestire le emozioni. Cosa vuol dire? Come ho detto prima, non vuol dire controllarle, dominarle, quindi pressarle, perché poi emergono più forti di prima. Vuol dire imparare a relazionarsi con le emozioni. Quindi nel momento in cui si presentano, utilizzare delle tecniche che possano permetterci di affrontare in modo più tranquillo quel momento eventuale di disagio, di dolore o di difficoltà. E queste sicuramente non è questo il momento, però andando avanti vi passerò, ecco, delle tecniche di aiuto per affrontare questi momenti. Quindi, diventando consapevoli delle nostre emozioni, diventiamo consapevoli chiaramente di tutto ciò che siamo, di tutto ciò che siamo soprattutto anche venuti ad imparare sulla terra. E le emozioni nascono dentro di noi, fanno parte della nostra vita, eliminarle, controllarle non serve assolutamente a niente, e come per tutte le cose può essere fondamentale veramente imparare a conoscerle e quindi scacciarle, dominarle, abbiamo detto, non aiuta. Può essere importante un'altra distinzione relativamente al discorso della consapevolezza emotiva, che è quella di tre termini, che anche questi spesso vengono un po' confusi, che sono quelli di coscienza, consapevolezza
e appunto consapevolezza emotiva. Allora, per coscienza intendiamo l'essere presenti a ciò che è, cioè per esempio io in questo momento sono chiara e sento di stare, sto parlando a un microfono, sto parlando dell'argomento delle emozioni e via dicendo. La consapevolezza che cos'è invece? È l'essere presenti nel qui ed ora, cioè a ciò che è, e sapere che quello che io in questo momento sto facendo comporta per noi, per gli altri e per ciò che mi circonda delle conseguenze. Quindi imparare ad assumersi la responsabilità di ciò che facciamo, di ciò che diciamo, come ci muoviamo, eccetera. Perché sappiamo che responsabilità che cosa vuol dire? Essere abili a rispondere, quindi essere abili a rispondere ad un'eventuale reazione che mi proviene dall'altro sulla base di ciò che io dico, faccio o come mi muovo. Per consapevolezza emotiva, che è un gradino ancora in più che abbiamo visto prima, si intende la capacità quindi di individuare, di riconoscere, di accettare le nostre parti fragili, i nostri lati ombra, le nostre emozioni, agendo su di esse, però non reprimendole, ma imparandole a gestire, imparandole a riconoscere. Potremmo allora concludere che per diventare consapevoli delle nostre emozioni, del nostro sentire, e può essere molto importante darsi la possibilità ogni giorno di scegliere di non cadere più nelle abituali, nei soliti modi di reagire agli eventi esterni o eventi interni, e quindi imparare a creare proprio lo spazio per darsi nuove possibilità di conoscenza, nuove scelte e chiaramente impostare la vita su piani diversi, su punti di vista diversi, seguendo proprio un percorso evolutivo, perché è proprio l'unica strada per imparare a conoscersi e stare bene.